Oggi siamo a Noto per l'inaugurazione della mostra dedicata a Rosario Gagliardi, uno dei più grandi padri della ricostruzione netina dopo il terremoto del 1693. L'inaugurazione ricorre in occasione dei 250 anni dalla morte dell'architetto e l'evento si snoda su due date. Oggi, il 22 pomeriggio, c'è l'inaugurazione appunto della mostra a lui dedicata e domani mattina presso l'archivio di Stato, quindi il Palazzo Impellizzeri, ci sarà un incontro per parlare della formazione di Rosario Gagliardi e quindi un'analisi dell'architetto attraverso il cartaceo. Parliamo con il sindaco Bonfanti di questo evento. Sindaco, ci dica cosa significa questo evento dedicato al Gagliardi per la nostra città. Per noi non è una mostra, per noi è qualcosa di storico, una rievocazione storica che ci fa conoscere alcune cose importanti del nostro passato, specialmente per i nostri giovani, ma fondamentalmente ci proietta nel futuro. Rosario Gagliardi è stato uno degli architetti più importanti della ricostruzione della nostra città dopo il terremoto del 1693. È nato a Siracusa, è stato artefice di monumenti, progettista di monumenti che non solo hanno fatto belle Noto, ma hanno anche abbellito altre città della nostra Sicilia sud-orientale, a Modica, a Comiso, a Ragusa, eccetera. Quindi è un architetto ed è stato un architetto del territorio. E di territorio bisogna parlare e continuiamo a parlare, stiamo sempre più investendo sul nostro territorio. Noto, riferimento di un territorio per presentarci sempre più forti, sempre più ricchi di progettualità, di eventi, di varietà artistiche, architettoniche e naturalistici che ci fanno apprezzare sempre di più in tutto il mondo. Gagliardi è la mostra su Gagliardi, che sarà una mostra permanente. Ha questo grande ruolo, collegare il passato col presente e proiettarci nel futuro. Grazie a una grande collaborazione col Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, diretta dal professore architetto Nobile, la collaborazione dell'architetto Bares, dell'architetto Fidone, e su un progetto presentato alla Regione, quindi finanziato dalla Regione e con una sorta di anche contributo economico del Dipartimento di Architettura, siamo riusciti a realizzare una cosa bellissima che ci proietta veramente su un sito museale, il primo passo verso una riarticolazione dei siti museali della nostra città, che vedrà sempre più emergere aree tematiche che rappresentano per noi una sorta di mappatura della nostra storia per conoscerci ancora di più, per apprezzare ancora di più le bellezze che hanno fatto grande questo territorio e proiettarci nel futuro sotto l'aspetto della valorizzazione, sotto l'aspetto della tutela, sotto l'aspetto della fruizione del nostro pubblico. Quindi questa mostra è un grandissimo spartiacque fra un passato che ha avuto accelerate e decelerate ma è stato in parte dormiente e un futuro invece che vuole essere sempre più attivo, sempre più presente, sempre più propositivo verso una direzione di sviluppo che è quella turistica e culturale che noi vogliamo dare al nostro territorio. Siamo col professor Nobile, ordinario della facoltà di Palermo di storia dell'architettura. Professore, lei è stato uno dei personaggi più importanti, insomma, dell'organizzazione di questa mostra. Com'è stato lavorare a Noto e collaborare con la dottoressa Bares e anche con la dottoressa Messina? Allora, premessa, io sono anche il docente che ha formato Maria Mercedes Bares, che è una mia allieva, e conosco Costanza Messina da tanto tempo, per cui non è stato affatto difficile. Eravamo anche reduci da una mostra fatta alcuni anni fa su un altro importante architetto che è Matteo Carnellivari. Questa tutto sommato è la seconda puntata, per cui insomma è venuto naturale. Quello che è stato complesso naturalmente avere a che fare con un personaggio dove c'erano molte più informazioni e che aveva lavorato in un territorio molto vasto dove ci sembra ricapire ci sono ancora tutta una serie di cose da ricercare, da approfondire, soprattutto direi Siracusa, soprattutto forse Piazza Armerina. Gagliardi è un personaggio estremamente accattivante e affascinante per noi, dal nostro punto di vista. Pensate che solo 30 anni dopo la sua morte a Noto se l'erano scordati. Quando Léon Dufourny arriva qui e chiede chi ha realizzato questa città, nessuno gli sa dare delle informazioni esatte, gli danno delle notizie strampalate, gli dicono forse era di Catania, forse eravamo nel 1702.
Quindi c'è stata una dannatio memoriae, forse perché era di Siracusa, forse perché i suoi più diretti concorrenti come l'Abisi hanno certamente fatto terra bruciata sul suo ricordo. Solo all'inizio del Novecento il nome è emerso e lentamente stiamo scoprendo un personaggio con una caratura internazionale che, pur non avendo mai viaggiato, pur non avendo grandi maestri, pur non essendo un uomo coltissimo di chiesa, ma semplicemente un bravo pratico architetto, e ha costruito delle opere fantastiche, estremamente suggestive. Siamo con il nostro assessore alla cultura e vice sindaco, la dottoressa Costanza Messina, a cui chiediamo in che cosa consiste esattamente questo progetto Gagliardi, cioè in cosa lo avete organizzato, quali sono gli altri eventi che faranno parte del progetto. Beh, allora, il progetto Gagliardi è un progetto di lungo periodo e parte dal doveroso riconoscimento, dal doveroso ricordo che abbiamo ritenuto di avere per i 250 anni della morte, che nel 2012, quindi nell'anno appena passato, ricadevano, e che abbiamo quindi progettato e pensato nel 2012, ma abbiamo realizzato solo adesso nel 2013, perché poi i tempi sono importanti. Come vedete in questa mostra che abbiamo realizzato, a parte infatti i grafici, abbiamo anche disegni, e ringrazio tutti coloro che hanno fatto i prestiti, perché abbiamo i prestiti da parte del Dipartimento di Architettura di Palermo, abbiamo i prestiti da parte della diocesi di Ragusa, abbiamo anche altri prestiti, abbiamo anche delle realizzazioni di modellistica, così come questo di Villa Eleonora, che appunto è attribuita al Gagliardi ed è una delle ville del Val di Noto, come tante altre che abbiamo qui intorno. È chiaro che per noi Gagliardi non è solo un progetto espositivo, ma è l'anima del Val di Noto, l'anima del sud-est, di cui tanto si parla e su cui, come sapete, tante critiche abbiamo ricevuto, devo dire anche in maniera ingiusta, perché, e questa mostra è un esempio, stiamo veramente lavorando alacremente su tutti i fronti, che non solo sono internazionali, perché poi il sito UNESCO si interfaccia con Parigi, con Roma, quindi con una realtà internazionale amministrativa e molto cavillosa, ma sono anche territoriali, legata all'identità culturale. Allora, rifare una mostra di Gagliardi, oltre che rendere solenne una data, appunto la memoria, è quella di rendere attuale e in qualche modo saldare anche per il futuro, perché la mostra è vero che inaugura oggi e dura fino al 21 giugno, ma è anche vero che la nostra intenzione è quella di creare una mostra permanente, che quindi possa essere resa fruibile nel tempo e che possa, non solo per i turisti, anzi il nostro obiettivo, il mio obiettivo, non sono i turisti ma sono i cittadini, siamo noi stessi e io per prima, possa restituire a tutti noi quel bagaglio culturale che magari non abbiamo, perché tutti parliamo di Val di Noto, tutti parliamo di Gagliardi, ma non conosciamo tante di queste cose. Allora, da questi disegni che raccontano un mondo, c'è un mondo dietro, andare a ritroso per andare a riscoprire quella che era la ricostruzione tardo-barocca e la società del 1700 che ha voluto, perché è una ricostruzione che nasce da committenze religiose, da committenze laiche e quindi dalle grandi famiglie, quindi andare a riprendere quell'humus da cui nacque quella grande storia per cui noi oggi abbiamo questo riconoscimento e su cui in qualche modo impostiamo il nostro sviluppo del territorio, mi sembra anche non solo un discorso culturale, un discorso di consapevolezza culturale, ma anche un discorso molto creativo e intelligente di risposta alla crisi. Ecco che lì, dopo il 1693, quindi dopo gli eventi più drammatici che questa popolazione, che i nostri avi hanno avuto, con una forza volitiva, con una grande genialità, con grande talento, grazie a delle persone anche estrose che rompevano gli schemi, hanno rilanciato, ricreando la prosperità di questo territorio. Ecco che allora, in un momento così disastroso come questo, in cui c'è tanta gente che ha delle difficoltà economiche, delle difficoltà sociali, e abbiamo perso quello che io ho trovato venendo a fare politica qui, la perdita del tessuto e del senso della comunità, rilanciare e ripartire dalla nostra identità più antica, che anche dà un grande messaggio di forza, di coraggio e di estro e di talento, mi sembra che sia una cosa molto importante. Farlo appunto con questa ricorrenza, farlo nel momento in cui stiamo cercando di far fare una virata al Val di Noto, al sito del sud-est, e quindi a questi 8 comuni e 3 province che sono tutte insieme in un momento molto difficile, è un altro elemento importante. Farlo con una mostra che è solo una realtà espositiva, che è culturale e quindi che incontra le scuole, che vuole essere permanente e che incontra, grazie spero alla generosità di una persona che è il professore Marco Rosario Nobile e quindi alla Facoltà di Architettura di Palermo, al Dipartimento di Architettura, con cui stiamo cercando di creare dei progetti culturali di eccellenza che possano in qualche modo quindi rendere
un percorso formativo ed economico intorno a questa realtà espositiva è un altro elemento importante. Se poi tutto questo rilancia il Museo Civico di Noto e quindi una qualità espositiva, come sempre ripeto, non per i turisti ma per la città, mi sembra insomma che questo progetto Gagliardi abbia veramente tantissimi elementi dentro. Non eravamo a conoscenza dell'esistenza di questo testamento, l'abbiamo ricercato per molto tempo, finalmente ieri in un rogito notarile abbiamo trovato questo atto. È un atto importantissimo, è datato luglio 1762 e abbiamo trovato sia l'apertura del testamento che avviene a dicembre che il testamento. Manca adesso un altro documento che stiamo ancora ricercando, è la lista che fa Gagliardi con la nota di tutto quello che lui lascia. Non disperiamo di trovarlo. È di grande importanza perché stabilisce l'esistenza a Noto di Gagliardi fino alla fine dei suoi giorni, ci rivela chi era il padre spirituale e nello stesso tempo ci fa vedere che lui verrà sepolto per come ha chiesto nella chiesa di San Domenico. Siamo con il professor Tobriner, esperto del barocco a livello mondiale. Il professore è stato già qui a Noto durante le sue ricerche per la pubblicazione della Genesi di Noto ed è per questo che le vorrei chiedere che cosa, quando, ecco, la prima volta che le ha sentito parlare di Gagliardi, all'epoca cosa pensava la città di Gagliardi? Ma io sono stato qui nel 1967 e ho pensato, ma ho voluto da sapere chi erano gli architetti di Noto. E chi ha fatto questa bellissima città nel questo stile barocco, tardo barocco? E ho cercato per trovare documenti e c'era solo un libro di Gaetano Passarello sul Gagliardi, sul qualche documento di Gagliardi. E così lui è stato quasi sconosciuto. E ho dovuto cercare per una maniera di tirare fuori un'idea di questo architetto. E poco a poco ho avuto un'idea chi era. C'era un uomo molto importante per me, che ora è scomparso. È Luigi de Blasi, geometra Luigi de Blasi. Mi ha aiutato molto in quei anni anche Francesco Genovesi, due nettini. E loro mi hanno dato notizie sul Gagliardi, così questo è stato molto importante perché c'erano poche cose, anche disegni, c'erano solo i disegni per Santa Chiara e i disegni per San Giorgio a Ragusa, ma loro, questi due, Gigi e Francesco, hanno trovato un altro fondo e questo sarebbe i disegni di Giuseppe Mazza, del collezione Mazza. Allora con questi e con le altre cose che noi abbiamo fatto insieme ho avuto un'idea di questo uomo e sono stato colpito del genio di questo siciliano, in particolare i disegni per queste facciate torre che sono così belle con le curve convesse e curve concave che sono un parte della scenografia architetturale di architettura della Sicilia. E per me queste facciate sono le cose più importanti che lui ha dato per le città di Sicilia orientale.